come uso Notion per organizzare l'università e il lavoro. Oggi parliamo di quella che secondo me è la migliore app di produttività e te lo dico anche se all'inizio l'ho odiata e vediamo alcune proposte. Te lo dico con sincerità, a primo impatto ho aperto Notion, ho visto sta pagina bianca, ho detto mamma mia che ce devo fare, devo spostare tutto quello che avevo in altri programmi, non ci penso neanche, ho preso, l'ho cestinata, l'ho odiata. Nonostante il rifiuto iniziale mi ha fatto schifo, che cosa mi ha fatto cambiare idea? Un articolo in inglese in cui ho letto che la struttura di Notion e le possibilità di organizzazione corrispondevano a quelle di una scatola di Lego. Siccome io da bambino sbroccavo, questo mi ha stimolato molto e gli ho voluto dare una possibilità. E questo, lo ammetto, ha cambiato tutto nella mia vita, perché improvvisamente, forse per la prima volta, mi sono sentito in pieno controllo del mio tempo, delle cose da fare per lo studio e per il lavoro. Questo perché l'applicazione è strutturata in base al funzionamento del cervello e permette di scaricare qualunque cosa tu ci abbia qua dentro sull'applicazione stessa, anziché tenere il tuo cervello come punto di accumulo. Ne abbiamo parlato molto nel libro I tre mostri da uccidere all'esame. Diventa una specie di buco nero che si risucchia tutto, però ti assicuro che ne vale la pena. Diamogli uno sguardo. Adesso siamo all'interno del mio Notion, questa è la home page, non volevo che fosse perfetta, voglio solo presentarti orientativamente come io ho organizzato il lavoro o come lo sto organizzando. Faremo dei video successivi per vedere quali sono le funzionalità specifiche e come usarle. Nota subito che Notion è estremamente personalizzabile, si possono mettere immagini, widget, fare insomma colori, testi in modo carino. La cosa importante, secondo me, è che l'organizzazione del lavoro avviene, come abbiamo detto, come se fosse una scatola di Lego. Ogni attività può essere messa all'interno di una grossa pagina. In questo caso vediamo la pagina che io uso per organizzare le attività di memoria e noterai subito che è un po' strana. Ci sono tante possibilità di visualizzazione. Se andiamo a visualizzare in modalità lista, vedrai appunto una lista delle attività che io devo fare per il mio lavoro per memoria. Scrivere i libri, fare i vlog, fare i video su YouTube, scrivere i blog, eccetera, eccetera. Non te li sto a dire tutti. Se tu clicchi su uno qualunque di questi, noterai a primo impatto una cosa un po' strana, che ci sono delle proprietà qui sopra, liste che possono essere virtualmente infinite, e qua sotto hai la possibilità di scrivere che cosa c'è da fare per ciascuna di quelle attività. Nel mio caso la scrittura del libro, le varie revisioni, prendere appunti e sintesi e così via. Torniamo su, perché io ho avuto bisogno di organizzarlo così? Perché quando spostiamo la visualizzazione in una tabella, io ho deciso che volevo avere sott'occhio se avevo fatto o se dovevo ancora fare qualcuna delle attività prescritte per questo giorno. Oggi, per esempio, io devo scrivere il blog, devo scrivere i libri e devo registrare il video che sto registrando in questo momento e pubblicarlo su YouTube. Le ho già fatte? No, le devo ancora fare. Il potenziale enorme di Notion è proprio quello di usare queste proprietà, queste etichette che io decido di attribuire a ciascuna pagina, a ciascuna attività, a ciascuna cosa che faccio. Questo visivamente ha impatto, mi dice, oh, guarda che devi ancora fare delle cose, alcune le hai fatte, complimenti. Mi è venuta l'idea da quello che si chiama Habit Track, il tracking delle abitudini, perché esiste un template all'interno di Notion che ti dice controlliamo quante cose di quelle che fai giornalmente hai fatto questa settimana e te le conta. Quindi tu vedi lunedì, martedì, mercoledì cosa devo fare, tutti i giorni dovrei fare un tot di allenamento, meditazione, scrivere il mio diario, leggere libri, ecco. Ogni giorno io vado a depennare o a flaggare, in questo caso, le cose che ho fatto e Notion automaticamente mi calcola quante cose ho fatto durante la settimana. Anche questo ha impatto, mi fa vedere subito che questa settimana sono stato bravo perché ho fatto allenamento, non so, quasi tutti i giorni, ho letto tutti i giorni,
però non ho scritto molte volte il mio diario e non ho fatto molto spesso meditazione. Capisci che subito so su cosa devo lavorare la prossima settimana perché sono stato carente in questa. Insomma, questa organizzazione per tabelle a me piace tantissimo, a colpo d'occhio mi fa concentrare molto su quello che devo fare ogni giorno e in aggiunta, quando apriamo la nostra pagina, per esempio in questo caso la pagina del blog, io ti consiglio di tenere aperta la pagina relativa a quello che stai facendo in questo momento. Questo mi obbliga a concentrarmi su quello che sto facendo, a non saltare come facevo con altri programmi da un'attività all'altra. C'ho sempre sott'occhio questo e finché non ho finito questa attività in maniera concentrata, focalizzata, non chiudo e non posso andare avanti verso un'altra attività, quindi un'altra pagina. Ormai Notion per me sta diventando onnipresente, tanto che nel libro I tre mostri da uccidere all'esame io avevo parlato di altre due applicazioni, Todoist e Evernote, che usavo molto spesso per l'organizzazione e per la presa di appunti, sono completamente sparite in funzione di usare questa. Mettiamo un paio di puntini sulle i. Notion, come hai visto, è fatto per rispecchiare la struttura del tuo cervello, quindi ti spinge a essere creativo. Fallo come piace a te, quindi se non ti va di usare i template forniti o di scaricarli da altri, fai benissimo. Sii creativa o creativo, al limite i template li puoi usare come ispirazione. Questo ti permette di accorciare un po' i tempi di apprendimento. Ultima cosa, si parla tantissimo di Notion, di come si usa, di come fare tutte le mille cose, però non si dice perché funziona. Notion ti spinge a catalogare e gerarchizzare tutto. Come abbiamo scoperto con gli altri allievi all'interno del corso Memoria Origin, il cervello funziona per gerarchie. Notion è costruito proprio così, per gerarchie, enormi pagine che al loro interno possono contenere altre pagine, che al loro interno possono contenere liste, elenchi puntati, appunti e checkbox. Infine ti spinge a creare e a organizzare tutto. Proprio questa storia, ci stanno le icone, le immagini che puoi strutturare tutto con i famosi tag che abbiamo visto, ti fa rappresentare la struttura della tua mente sull'applicazione e questo ti spinge a iper organizzare e a creare, a migliorarti ogni giorno. Occhio che è pieno di funzioni, potresti avere la tentazione di spostare tutto quello che hai nella tua vita, bilanci personali, liste di cose da fare, tutto su Notion. C'è un pregio e un difetto. Il difetto è che ci metterai un sacco di tempo, perché tutta questa personalizzazione poi ti richiede tempo che è tolto a quello che devi fare effettivamente nella tua vita per l'università e per il lavoro. Dall'altro lato il vantaggio è che lasciare gli altri sistemi e adottare Notion per tutto ti spinge comunque, ti obbliga all'organizzazione e alla produttività, proprio perché è faticoso e quindi ti devi impegnare a rappresentare la tua mente sull'applicazione. A me personalmente mi ha pure tolto l'ansia e l'ossessione di stare continuamente a controllare quello che ho fatto, quello che devo fare, quello che sto facendo. Quello che mi ha stupito è la curva d'apprendimento. Pensavo che sarebbe stata molto più lenta e invece si è rivelato velocissimo e ipersemplice. Sono certo che questo video ti ha dato l'impulso a sperimentarlo, a provarlo e anche a applicartici. Se hai imparato qualcosa di interessante e ti è piaciuto, metti un like, un cuoricino, scrivimi nei commenti se hai richieste su qualche funzione che vuoi che impariamo a usare insieme. Condividi con chi vuoi, scrivimi soprattutto che cosa ne pensi, io ti rispondo sempre e ricorda che il canale è strapieno di video e ce ne saranno tanti altri che riguarderanno questi argomenti che li trovi qui a destra e a sinistra. Iscriviti al canale e fai clic sulla campanella se non ne vuoi perdere neanche uno, e mentre ti iscrivi e mi scrivi io continuo a studiare e a ricercare. Ci vediamo qui molto presto.